abbiamo da tempo pianificato gli interventi, soltanto che bisognerebbe ricordare che la stessa incuria che c'è stata per le strade in questo comune c'è stato per i bilanci e per l'amministrazione. E quindi noi, avendo trovato come ultimo bilancio quello del 2019, abbiamo fatto un anno e mezzo per poter riprendere a spendere un euro. E mi insegnano tutti, anche coloro che si lamentano, o che fanno finta di lamentarsi, o che fanno finta di non sapere, che in qualunque casa senza un euro non si può comprare nemmeno il pane. Abbiamo immaginato, hanno immaginato gli uffici, secondo un criterio che si chiama programmazione, di mettere insieme i fondi extracomunali disponibili, di immaginare interventi maggiori, quindi assi stradali interi che vengono riasfaltati e rifatti, interventi di medie dimensioni, chiamiamoli di rattoppi significativi per il miglioramento della qualità della sede stradale, e poi un sistema di monitoraggio e di informazione sul numero delle buche e quindi sugli interventi puntuali da compiere.